questo è Vagliofiore, non la perla della ciociaria, questo è Vagliofiore della terra di lavoro, che va la provincia più grossa del regno di Napoli, che va la provincia più ricca, non giusteva il lavoro, ma perché si chiama lavoro? Perché voleva di terra leborini, dei leborini, e poi lebor è diventata labor ed è diventata terra di lavoro. Siamo qui nel piccolo regno di Fulvio Cocuzzo. Che è un artista a tutto tondo. Falegname, artigiano, musicante, autore. Eccolo qua, Fulvio, che buonasera. Mi dice? Buonasera, ma dove siamo qua? Qui siamo al centro di San Donato Valcomino, fra le due piazze. Piazza San Matteo e Piazza Carlo Coletti. E questa che cos'è, la bottega di famiglia? No, qui c'era mio suocero con... vendeva la verdura, Peppino, si chiamava Peppino de Pesce. Peppino de Pesce vendeva la verdura. La verdura, qui. Senta, è rimasta la figlia. Poi Fulvio, se potremmo parlare alla Borin, ci sta il problema. Sì, quindi sì. Veniva il pesce, no, veniva la verdura qua. La verdura, in questo posto. Io ci ho fatto questa specie di... Diciamo che la figlia te la sei sposata, insomma. Sì, è mia moglie, certo. Ma dal 78. Ehi, salutiamo la signora, come si chiama tua moglie? Maria. E quindi tu l'hai trasformata in questo laboratorio, in questa falegnata? Laboratorio stile medievale o quasi, insomma, no? E che ci fai qua? Queste cose qui. Questo per esempio è San Donato, il paese con il santo protettore, con famiglia contadina. Famiglia... San Donato. Di una volta, famiglia. Che qua tu lo sai, no? Che... Noi ci occupiamo soprattutto della storia, c'è stato il famoso, sì. Una storia che mi ha raccontato l'amico Fernando Cetrone, la storia del generale francese nella chiesa, no? Sì, il generale francese che poi fu colpito dal male di San Donato, cioè l'epilessia. Ce la può raccontare due parole, noi siamo già pubblicati. Ma io non la conosco bene, comunque si sa che quando arrivavano i francesi in genere sistemavano i cavalli nelle chiese, chissà perché forse, oppure non so che cosa fece questo qua, insomma di irriverente. E fu colpito da un attacco epilettico. Il francese, che probabilmente era poco fedele ai principi della rivoluzione, no, almeno in quel momento, chiese aiuto a San Donato e San Donato lo graziò. E a San Donato, su alla chiesa c'era, e c'è ancora probabilmente, la targhetta dell'ex voto. Dove sta sta chiesa? Però non è la Giaveria, dove sta? La chiesa è nella parte alta, sotto. E come si chiama la chiesa? San Donato. La chiesa di San Donato. Chiesa di San Donato. Quindi no, ma chi lo sai, andavano nelle chiese perché per loro era fondamentale dissacrare, loro erano atei, quindi cioè, ci tenevano. Oltre a usare come l'umiliazione più grossa era trattarlo come stalle, no? Però la storia precisa non te la so. Ma più o meno questa è. Più o meno è questa, sì. Fulvio, ma dimmi una cosa, ma ti posso definire il cantastorie di San Donato Valcomino, della, cioè, valle, della valle di Comino, dell'alta terra di lavoro, come cantastorie? Cerco di cantare anche fra le tante canzoni, alcune sono proprio storie, ma alla fine sono tutte storie pure di vita vissuta di questa terra. Certo, sì. Ma come, allora, quando nasce Fulvio Cocuzzo? 1449, quindi nella prima metà del XX secolo. Quindi si nubeglie pesce da prima. anche. Sì. Se comincia a tenere una certa età allora. Ormai noi ci chiamano i fragili.
Perché? Lo siano, dice, i fragili vanno tenuti sotto. Ah, l'hanno sotto muro. Sentite i fragili. No, non esatto, sto fatto. Dice mettere in sicurezza i fragili contro il Covid. Contro sì, è vero, i fragili l'aveva visto malissimo. E infatti uno dice fragile è qualcosa di prezioso, un cristallo, no? Invece no, io pensavo che la dice. Diciamo ai nostri spettatori che noi ci permettiamo di parlare in questa perché noi ci piace prendere le cose non troppo sul serio. Certamente. Se no altrimenti ci annoiamo, che a nessuno ci paga per fare questo. Noi coltiviamo l'arte dell'ironia. Poi fa parte della nostra identità. Qualcuno non l'apprezza, insomma. Perché comunque noi fa parte della nostra identità. Senti, Fulvio, come. Questo che è Gandalf del come? Signore degli Anelli, manca il bastone però ancora. Questo invece è un fabbro che sto facendo. Si vede che è un fabbro, penso di sì, insomma, si vedrà. Sì, ho visto. Io vedi. Ho portato una borsa piena di materiale da attaccare. Ah, sono messo foro secondo me. Sarà rimasto foro, lo meglio. Eccola qua. No, perché fra le tante cose ti volevo far vedere una che mi piace più delle altre e ci tengo. Guarda qua. Oh, questa è Michelina, la grande Michelina, la nostra, che è pure dall'altra terra di lavoro viene, certo, bellissima certo. Sta cosa. Il legno di castagno, legno nostrano. E che la infatti da quella zona là, la terra di castagno, non è? Essa della Caspoli, lì. Chi un coppa si starò come un fine, terra di castagno. Non volendo ho fatto anche un preciso riferimento storico. Senti, tu da famiglia padre che facevano? Che facevano? Ah, quindi tu proprio tradizione della famiglia. Ecco, vedi qua, questo stava nella bottega. E dove si trovava la bottega? Ma mo sta giù a casa, vicino tra la. Ha cambiato posto tre volte. Ma quella quando eri guaglione, tu sì. Quella una stava qua, questa discesa qui a metà, e poi quella che fecero loro negli anni 60 stava tra la farmacia dove abito io e l'ambulatorio. E tu sai, da creatura che dentro la bottega rapata da imparare come sì, no, per piace... imparare guardavo. Che lo vuol dire imparare? È come si dice, l'arte degli quadri è mesa imparata, a forza di guardare impari. Ma che così si faceva con gli artigiani, sì, prima quando tu vai a imparare un mestiere mica vi spiegare, ti dici guarda impara. Vale. E mica mettere la c'era, c'era San Giuseppe naturalmente. Certo. Come in ogni stalla c'era Sant'Antonio. Ma stiamo preparando un... Sant'Antuono. Guarda là. Stiamo preparando lo spettacolo di Sant'Antuono, con canti, poesie... Intanto facciamo vedere, perché poi Sant'Antuono, sai, Sant'Antonio diversa da Sant'Antonio da Padova. Diversa Sant'Antonio di Padova. E dimmi una cosa, come cominci con la musica, con la chitarra, cioè da falegname, cioè sta passione, come ti è venuta? Ah, beh, quella viene negli anni 60, i giovani qualcuno impara a suonare, io suonavo l'armonica, poi la chitarra, poi il basso, insomma, queste cose qua. E che comincia? Che e abbiamo fatto noi nel 63-64, in contemporanea, facevamo le canzoni dei Beatles. A 15 anni proprio. Sì. Era sì. Il boom, la moda, e che era che ha avvicinato tanti giovani alla musica. Tanti insomma. Giovani, certamente, sì. E... in inglese maccheronico, naturalmente. Così si faceva ancora. È una cosa che è una bella storia. E fino a quando poi hai fatto? Quando ti sei avvicinata proprio alla musica identitaria, che molti chiamano popolare, ma è identitaria. Quando... Beh, alla musica popolare quando è nata la musica popolare in Italia, cioè c'è stato il revival con la nuova compagnia. Il petto di Simone. Hai cominciato a scoprire. Sì, quelle cose là. E che facevi? Ricercavi, andavi nella campagna, che facevi? No, facevo quelle canzoni là. Cioè, roba tua oppure che cosa? Poi, più tardi alla fine degli anni, a metà degli anni 80 ho cominciato a fare qualcosa di mio. E dialetto. In lingua laborina, che è lingua laborina? Perché che è lingua terra di lavoro, il dialetto è un'altra cosa. Bisogna essere... Perché noi sembra la nostra lingua è figlia dei Placidi Cassinesi. Sì, ed è una lingua, certamente. E costa che la napoletana, senti... Tu tieni la chitarra, perché non ci fai sentire un pezzo? Sì. Quando hai cominciato negli anni 70, i primi pezzi di musica popolare... Tu lo sai che a noi ci piace farci accompagnare ogni tanto con dei fuori programma. Se mi siedo mi vedono i... Ah, dove c'è, non ti preoccupare, sono anch'io, che stanno... Aspetta, dobbiamo scoprire dove ho messo i plettri, perché io sono un suonatore da plettro. Con le dita non mi saccio tanto...
Questa chitarra è recente, o una vecchia chitarra che usi da anni? No, questa è. Beh, vabbè, c'ha 10 anni, è una chitarra di liuteria, però piccola perché è utile andare in giro con i cassoni, con i chitarroni, basta una cosa leggera per suonare, per esempio una filastrocca come questa. Sera e ma sera, se mi vista una iatta nera, iva carca de sasiccia, lo portava a Maestro Ciccio. Maestro Ciccio non c'esteva e c'esteva una bella figliola, c'esteva una bella figliola che ammassava caceo. Dimmi, dammi come se sfasciate gli arcone va cupo. E sotto c'esteva gli lupi, e gli lupi va vecchio, non sapevano fare liette. La vuoi sentire tutta? Sì, E vabbè, poi, ormai non fa niente. gli lupi va vecchio, non sapevano fare liette. La jatta in camicia si crepava per la risa. Gli asini alla stalla suonava la cutiana. Gli sorgi in cima agli dito faceva tic-tic. Mamma pote le maccarune, a me ne me le date, so scucciata la vignata. C'è qualcosa di Angelo Branduardi qua, il modo di poter cantare gli animali, la Sì, è fattoria del tuo qualcosa. territorio. Ma questa è Lo originale, sì, lo è dico. proprio sì. È tuo, lo so che sembra È che. diffusa anche nel Sorano, insomma. Sì, questa è proprio una filastrocca di un cantastorie che ha vissuto la sua terra, che non è Sì, cosa da certo. poco. Per quindi poi, anche perché c'è da dire che quello che tu suoni e canti ha dal taglio antropologico molto importante, perché quando si parla la propria lingua non vuol dire essere folcloristica, vuol dire che tu pigli dal terreno e dalla gente Certo. di quel terreno quello che c'è dietro ogni parola, ogni strofa e ogni che dietro ogni Sì. parola nostra, ecco perché nel dialetto. C'è un trattato di filosofia, quindi c'è il senso antropologico e sociologico di quello che tu canti e tu suoni. Sì. E quindi questa è tenuta a caldo. E quando hai cominciato, i primi pezzi che hai cominciato, quali sono stati? Beh, per esempio, una che parla di un argomento che a noi piace. Gnor Remigio andava al casino a tramutuare una botte di vino. Gnor Remigio andava al casino a tramutuare una botte di vino. Ma quando fu arrivato al Camposanto, Remigio non ricattava tanto. Allora tutti si furono accorto che Remigio s'era morto. Questa era un pezzo, una strofetta originale inventata da una donna metà dell'Ottocento, insomma, che aveva questo gusto per le strofette. E dove l'hai recuperata questa? Cioè, l'hai trovata scritta oppure te la sei sentita tramandata No, dagli anziani? tramandata la conoscevano tutti, ma c'è stato un ricercatore, Gaetano Coletti, poeta in E l'ha lingua, trovata. che l'ha messa per iscritto. E io poi sono andato avanti, dice, andando che mannava il signore, eccetera, eccetera, e venire nelle Garibaldine e cacciare nel re Borbone. Brava persona Garibaldo, cacaccia la sambace del padrone, re Vittorio sottogli la gloria. La povera gente paia lo speso e pa' aggiornarsi con la storia il signore diventa borghese. Ma che ci guadagna il cafone dopo fatta l'unità? Questa la conoscevi? E l'ho sentita l'altra volta quando sono venuto a Ah, sentire. ecco, vabbè. Chi si fa pecora agli lupi se gli magna, questo lo capisce pure chi è ignorante. Allora scappa in cima alla montagna, Dio aiuta gli brigand. Questa diciamo è la seconda fase della tua carriera, perché sicuramente tu, stando a San Donato, hai vissuto la prima parte della tua carriera anche con l'impegno politico, o mi sbaglio? Sì, beh, impegno il 68. Tutte Io 68 tiche. nel 67 mi sono iscritto a lettere, quindi ho fatto tutto il 68 a Roma nelle occupazioni. Lezioni poche, stavo sempre a fare casino, insomma. E quindi, vabbè, hai vissuto quindi il 68 a Roma in Sì, quegli è anni. stata pure una cosa vivace, diciamo, insomma. Poi non è che abbiamo ottenuto chissà che cosa, insomma. Abbiamo tutto il mondo di oggi, Il mondo di che oggi, con purtroppo è tutti un i disastro. purtroppo è un Troppo. disastro. Ha vinto Anna da Fachilla, però mo ci sembrano i secondi danni che ha fatto che là. Certo, E sì. tu inizi anni 70, poi suonavi da solo o No, c'avevi. avevamo un gruppo, facevamo pure musica, non questa musica ogni tanto, facevamo musica rock, allora c'erano le E Zeppelin, quindi no? faceva tutti i Eh, rockettari, figli di sì, Woodstock. certo, sì.
E poi quando hai proprio deciso di buttarti proprio, quando è stata la svolta, dice, oggi fa musica vabbè, popolare. diciamo, quando uno arriva a una certa età non è più adatto per fare la musica rock, insomma, penso io, almeno il rock duro. Però poi hai E allora scoperto. passa al country, e nasce il country nostro, insomma. O meglio, il country nostro nasce da noi. E quindi hai Certo. cominciato a A fare suonare canzoni e scrivevi e testi. scrivere, ossia, guarda, qui c'è l'elenco delle canzoni che ho composto, insomma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saranno una cinquantina, insomma. Ci facciamo una bella foto, che dici? Sì, c'è. Ma li hai tutti incisi? Sì. Beh, tutte no, perché quelle nuove che tu hai ascoltato le devo incidere ancora. E questo ci fa piacere, quindi saremo tutti contenti. E quindi, nella tua storia, tu, facci capire, un po' prendevi quella tradizione orale, Sì. no? Ascoltavi, tu sicuramente ascoltavi Sì. tantissimo, e poi dopo la trasformavi in musica, oppure le aggiustavi queste strofe come cantastorie? Tutte quante sono aggiustate, non esiste, insomma, una musica precedente quella dei nostri anni, quella che ho fatto io, insomma. Però non gli hai fatto. Esistevano, però esisteva la famosa torca cana, cioè le canzoni della mietitura. Decine e decine di stornelli. Pescando dai quali io ho composto molte canzoni. Per esempio, c'è una canzone che comincia. C'era uno stornello che diceva, parla un giovane, no? E dice: Oiene, come facevo, quanta fame volevo avere, si capisce? Ma non accasam e la fame non la vedevo, perché era il problema di chi si sposava e doveva mettere su famiglia, perché c'era un altro stornello che dice. Non saccio se me la lia tua moglie, se me la mette sta croce alle spalle. Perché dopo l'anno la famiglia ve, te piede nel pane e nel tie. Quindi questi erano stornelli che si cantavano durante la mietitura, però erano in lingua nostra, non in italiano. No, assolutamente no. Qualche cosa in italiano, Perché in ma raro. altri posti della zona, come più andiamo verso il fiume, gli stornelli tutti in italiano. Invece, no, insieme regnicolo proprio, insomma, no? Sì. Siamo conservati proprio Ma la. ti manderò una raccolta dei nostri stornelli che sono solo rigorosamente in lingua sandonatese, insomma, qualcuno alvitrano, Vabbè, eccetera, sì, eccetera. dalla Valle di Comino, Laborì, insomma, che poi la nostra E io da lingua, una. tra Osco, Volsco, Sannita, è tutta mischiata la lingua nostra. Sì, vabbè, si capisce. Ma perché io da uno stornello, da due stornelli ci faccio la canzone, poi ci aggiungo, no? Ma se non a casa madoniamo a consolare, teniamo la cantina per poterne recria. Questo ce lo metto io, ma intanto fai la canzone. Oppure c'è un altro che dice fortissimo. Se lo sapeva come c'era mete, da giovanito mi faceva frate. Da questo è nata tutta una canzone che mi è troppo bella, no? Che sei, perché Troppo veramente è un titolo significativa. che vale un Una canzone, sì. libro proprio. Da libro. Ma bisogna avere la capacità creativa che c'hai, Vabbè, ma devi bisogna. avere anche veramente le radici attaccate al tuo terreno, Sì, perché perché se no sennò. non la puoi trasmettere. Evidente, Non la puoi trasmettere. Tu, cioè, è come quando tu sei sullo spettacolo nostro, no? Quello che siamo scritto nuca, la scritta Raimondo Rodondi. Là, se non si è attaccato al terreno, non la puoi fare quella cosa. sì. Quindi ecco il valore antropologico, e quindi nel momento in cui fai questi pezzi riesci anche a interpretare, ad analizzare e a trasferire la mentalità di sta gente. Sì. La mentalità di questa gente, non è cosa da poco, insomma. Beh, ma noi ci siamo vissuti dentro. Io, ecco, mi sono allontanato da questo paese un anno per fare l'insegnante nel Trentino, poi sono stato da Perché tre quattro. io che vengo dalla terra di lavoro, quando mi dice una parola, sacce quello che ci sta dietro. Dietro, e certo. Però non si può nemmeno manca capire, però si può interpretare. In questa roba da Certo. grandissimi antropologi, non è una cosa da Sì, poco. sì, sì, sì. Quindi, se uno diceva la iatta che si sa che la iatta Sì. rappresentava, non è una fesseria, No, insomma. E certo. quindi poi definitivamente all'inizio degli anni 80 ti dai al popolare Sì, in sì, sì. maniera definitiva. E Ma con comunque è stato sempre un hobby, non è che io ho fatto il cantante, non sono di quelli che riescono a fare le serate, no, neanche non ti chiama nessuno Attendere la personale. fottonina, che la vuoi fare, A canta, me non bam, bam, bam. può. Lo fai perché ti piace L'unica farlo. cosa che potrei fare, che qualche volta ho cercato di fare, è avere un gruppo di 10 persone. Eh sì,
avere un gruppo di 10 persone, 10 musicisti, allora ti chiamano alle feste di piazza. Se no, se sei tu, ti chiama il bar dice anche 50 euro, ma io dico, vabbè, ve lo faccio gratis, ma... Che se fa cultura, che se non vuol dire assorbire cultura, creare cultura, non è cosa. Sì. Ma tu te ricordi il primo pezzo di musica popolare che hai? Sì, il primo che hai... pezzo è stata una ripresa da. L'ho copiato. Non lo diciamo alla siega, chi non faceva ci tende. È stato preso da Woody Guthrie, famoso country, cantante country americano, che si intitolava Do Re Mi, stranamente in italiano, che vuol dire i soldi, Do Re Mi. E dice, se non hai, if you ain't got Do Re Mi, se non hai i soldi, non andare, state a casa, insomma. E io sono fatto una canzone per due ragazzi che sempre negli anni 60 erano andati allora si andava alla vendemmia in Francia. Dice, lì i giovani vanno a vendemmiare, vengono pagati. Loro che erano figura del francese. Il francese non Ma tu lo sai che poi noi, ma tu lo sai che noi fino al 1860 veniamo tutto quanto affaticato a qua. Poi quando è napoliticano siamo diventati italiani, siamo diventati tutti emigranti. sì. E beh, lo diceva qualcuno, da queste parti non mi pare che fosse Pino Aprì, da queste parti non è emigrato mai nessuno, non era emigrato mai nessuno. E tutto veniva affaticato qua. E la canzone da If You Ain't Got Do Re Mi, che dice tu non hai, se non hai Do Re Mi, dice se te mancano gli quattrini. Senti se avvelli i quattrini, senta me non ti muovo da casta, casta vuol dire casa tua. Cane piatto bene o male ti si dà, se Lione e ne piglia paese, la gente nostra che andava a Lione alle vetrerie. Ci abbiamo fatto il monologo là. Sant'Andate piglia di chiù, dalla piazza San Matteo tu ti senti nel re e ci servono gli quattrini. E poi andava avanti. Ma questo è importante, sai perché? Perché sta succedendo la stessa cosa. Parlavo con un amico l'altro giorno, i figli, addirittura finanziere, sono andati su da fatica sopra al nord e stanno a 150 metri quadrati, 700 euro al mese, con un figlio piccolo. Dice, a questo punto la riflessione nasce spontanea. Cioè, tu andi fuori per guadagnare qualcosa, ma alla fine fai la vita assurda. A questo punto è meglio che stai con pane e acqua alla casa No, tua, ma ti certo. viene da pensare, è una cosa assurda, perché chi sicuramente non si tornerà mai, perché... però alla fine deve pensare che ma meglio che sono con la casa mia, guadagno la metà, Sì, ma almeno sì. campo con dignità, o no? Almeno campo e E respiro questo lo dice la l'aria tua pensiero, mia, questo è e te importante. poco. Ma dimmi, ma come suonatore, cioè, impari orecchio oppure Orecchio, spiegare orecchio, sì. tutto Ho orecchio con la chitarra? cercato di imparare a suonare il bombardino, il basso tuba a musica, ma a una certa età, insomma, non sei veloce a leggere le note. No, però, come diceva qualcuno, ci vuole orecchio, insomma. Ma tu leggi tranquillamente la... No, non la leggo la musica. Ah, tu proprio tutto orecchio e tutto a Sì. corpo. Però Che se proprio... quando devo scrivermi una canzone, la scrivo con i numeretti. Se faccio una canzone, dico 5, 7. Capito? Scrivo 5, 7 e poi Ma tu come fai quando scrivi un qualcosa? Scrivi prima il testo, ci metti la musica o insieme? certe volte dipende quella la canzone viene da sola o la musica o le parole È insomma. Tu indifferente. trovi una frase la trovi lì dice no o i mamma mamma piene le cotture e fa lasagna che passa lo mio amore e se la magna lasagna e da quello nasce qualcosa. Ma certe volte ti viene la canzone, io una volta stavo andando in macchina, nenna sei assustata a dire, poi che paese da dormire, tutto preciso, noi abbiamo baccante, la conoscono tutti, almeno in Valcomino, siccome noi della Valcomino odiamo sempre, cioè, siamo i nemici gli uni degli altri, piace a tutti perché Si parliamo male degli altri. chiama Campanino. Sì. Noi ho giocato tanti anni fa, ho giocato a pallone, facevo allenatore alla Cominenza, quindi stava il derby qua al Vito. Il primo anno della Cominenza io facevo teso grande amico Edoardo Cellucci, grande personaggio, calciatore, ma Come facevo di qua a no? fare allenatore e giocatore. Il primo anno della Cominenza è stata un'esperienza bellissima. E là ci sei il derby qua al Vito, là capite proprio, mamma mia, bella cosa, Sì. bei momenti ben importanti. Perché ognuno ha la propria identità e poi vabbè, si va a finire a bere insieme dopo, Ma ma sì. in Beh, ogni caso lo oddio, ci sfottò. sono stati anni in cui si E semenava, quando ci si mena, eh. Pazienza. A chi tocca a Rush.
E poi mano a mano quindi cominciava sempre più a scrivere pezzi che ti ricordano alcune alcune cose del brigantaggio. Io ho sentito un pezzo che suonano sì. I ragazzi dei Giullari di Angelo Fusco, quel bellissimo pezzo che hai scritto tu sul, non mi ricordo se era sull'emigrazione o sul brigantaggio, veramente forte, è molto molto intenso, però non mi ricordo, il titolo, non mi ricordo il titolo, perché io sento la pizza canzone, poi il titolo non mi ricordo mai, sì. Però devo dire che lui poi giustamente lo cita, un pezzo scritto da Fulvio Cucuzzo, ed è veramente Angelo, il figlio del Domenico. Ma non sarà sul dista, perché ho fatto una canzone... Fammi sentire. Sudista, sì sono sudista, non facete di questa faccia, lo sa ci quando mi costa, sudista, beh proprio sudista. È una cosa molto seria, ma la voglio fare in testa. Io la storia della terra non sa la conosce buona e so c'è pure quello che resta. E sono tutto, è troppo ambiziosa per farla, la devo seguire qua. Perché è un rap, sì, praticamente. E io la canto mezzo, l'ho fatta in santonatese. Poi però quando sono andato alla prima manifestazione meridionalista di... come si chiama quello di Napoli? Vitale. Edoardo. Disse adesso che eseguirò sudista. Dopo la prima strofa, sudista, sì, lo so, sudista, non facendo che sta faccio parlo di conosce la gente mia. Mi fermate, si capisce? Io dice no. Dice, parlavano che stiamo a Napoli non si capisce. E allora. Perché, ma allora molti non capiscono neanche una napoletana, perché allora, bisogna andare nel popolo, nei bassi, le cose per sentire una napoletana che ancora non si sente. E allora se vuoi farti capire certe volte devi... Vabbè, ma la capisci come la nostra lingua è una cosa che è napoletana, perché è facile modificarla. Per esempio a un certo punto fa così. Garibaldi, chi pensava guarda qua non sarei andato, ma magari si affannava re Vittorio d'Ottimo, nome da si aveva pronte per farne la paia, fu un regime militare di prefetti per salire, si capisce? Carcere, carabinieri, e gli poveri pensando moro, senza moro da brigante, parte con un bastimento e fa fare dei migranti, ma le festa che era rimasto per cent'anni, si è servito la camorra, gli mafiosi, la buffina del partito, i falsi professori che ci hanno tolto la memoria strappando tante pagine dal libro di storia, niente guerra di conquista, niente frutto di tesori, niente inglesi, traffici, generali traditori, la legge mica, quale repressione dura, fenestrare, che cos'era? Un posto di villeggiatura. Prima va avanti così, ma è lunga, eh? Ma è bello questo pezzo, anche sì. Perché ti fa capire che come con l'arte, con la musica, che può essere teatro, musica, oppure pezzi cantati... Te racconto la storia in sintesi, no? Perché poi noi siamo terra, non dimenticare, noi siamo terra figlia del mito. Da noi nasce prima il mito e poi la storia. Certo, e quindi certo. Per noi nascendo prima il mito e poi la storia, praticamente ci è facile fare questo. Insomma, sì. Ovidio nella Metamorfosi diceva che narrando il mito si racconta la realtà. Ecco perché pure noi ci basiamo su queste, pure il nostro spettacolo si basa su questo, poche chiacchiere e molta sostanza. E pochi fronzi, e quindi e che altri pezzi per esempio a cui sei legato, che tu hai ascoltato la tua San Donato, a parte questi qua che sono al suo punto più universali, per quando si parla di quello, ma tu quello della lettera da Lione l'hai ascoltata, no? È bella ragazzo, quella sì, faccelo sì. Sentire questa è una lettera, specifichiamo ai signori che ci ascoltano che questa è una lettera vera. Lettera vera ce ne sono alcune, forse più di una, all'archivio comunale di Alvito. Sono lettere di ragazzi che venivano presi, proprio comprati da trafficanti. E noi, hai visto lo spettacolo, abbiamo fatto proprio dedicato alla tratta dei bambini, dei fanciulli. Ci fu pure un'interrogazione. Pubblicato. Allora, ci sono delle lettere in cui la lettera cominciava sempre così, no? Cara mamma, ti scrivo queste righe di lettera per dirti l'ottimo stato della mia salute, così penso di sentire di voi. Questo si metteva, io pure ho scritto qualche lettera perché sono nato prima che sono stato, diciamo, come si dice, ho passato la gioventù prima che arrivasse il telefono nella tasca di tutti, era costoso fare una telefonata, allora dal militare scrivevo. E si scrive sempre così, penso di sentire di voi. Poi invece il ragazzo, che è uno di Alvito, dice la verità e dice, oi mamma, mamma, non è vero niente. Non sto in salute, manca sto con niente.
poi mamma ti so scritta la bacia, c'è sto la sala per la stafatia, scima alle 4:30 la mattina, rendrama che c'è mesa notte buona nelle vetrerie di Lione, e a fare conto a fine mese quando vi arroscoto, zametta a parte non soldo buguato, mia cara madre ti sto a pregare, vi devo trovare le 60 lire perché costava tanto il viaggio di ritorno in treno, e che i contrattori, quelli che avevano organizzato, avevano promesso che i ragazzi... Brava italiani e brava gente, italiani, poi, qua, certo. Poi quando parlano certo. Male del nostro regno, ma sento male, certo. A nulla, che senso non mai questo fatto, non siamo mai fatti, solo quando siamo in con gli italiani, quando siamo certo. Italiani, che poi tu... Anche nell'interrogazione parlamentare che noi abbiamo pubblicato, molti dico questa dritta che sicuramente ci scriverai qualcosa. Ci fu l'ultima regina di Napoli, regina Maria Sofia, che praticamente organizzò a Parigi, insieme ad altri, un ricovero per questi poveri disgraziati che poi quando crescevano li potevano chiusare dentro la vetreria e quindi stavano messi una via. E allora praticamente riuscirono a spese pure sua, che non se la passava bene, a ricoverare tutti questi poveri cristi che venivano dalla nostra sì. Ex regno. E questi poveri creature che praticamente mangiavano e dormivano grazie anche all'intervento di Maria Sofia che fino all'ultimo istante della sua vita ha combattuto i Savoia, ha combattuto l'Unità d'Italia, però è stato un personaggio grandioso fino all'ultimo istante. E su questa storia io ho trovato proprio su internet della Paravia o Paravia, come si dice, un romanzetto dell'epoca, all'epoca c'erano i romanzetti strappalacrime, era Il piccolo vetraio di Lione, ed esiste anche su YouTube un film, Il piccolo vetraio di Lione, qualcosa del genere, che io ho scaricato per dire che l'argomento, naturalmente, insomma, da un punto l'argomento di vista, tu sai che qui viene da un punto di vista, si cerca di storicizzarlo, di congelarlo, perché ci sono implicati cognomi importanti del territorio, dall'alta terra di lavoro, che ancora oggi esistono e non si può con l'imbarazzo, ma qui ha voglia storicizzare, se mariato non storicizzammo niente. Erano della zona, ma soprattutto la zona Rocca Secca, Arpino, Sora, ma pure vicinissimo. La famosa vicina, ma io avevo detto una volta a Quark, per puro sbaglio, tantissimi anni fa, I bambini di San Biagio, di Alberto Angel, parlò di questa tragedia e lì scoprì per la prima volta questa tragedia, i famosi bambini di San Biagio. Ho chiesto alla RAI questa cosa, non si riesce più a ritrovare. Lo fecero a mezzanotte. Non si riesce più a trovare questo documentario che fece, fu ben fatto. Sì. Quale motivo non lo so. E noi il problema nostro è anche questo: la storia ci è negata per certi versi. No? Tu non puoi sapere, puoi andare al comune e già cominciano a torcere il muso, puoi andare all'archivio e non ne parliamo. L'esercito, no, non ti dice niente. Ma ormai è un fiume carsico che non lo puoi più buttare dentro. Certo. Si sa, ecco tu, gente che alla fine scopre quello che è successo e non si sa perché ti metti a scrivere e a cantare, tu come tanti altri, non sai perché, ma lo fai. E quindi vai a scrivere qualcosa su che il miracolo San Donato con i francesi, perché i Giacobini informerò una cosa in modo l'avessi mandato, che è una bella storia. Informerò, se forse esiste già trascritta da qualche, perché abbiamo molti ricercatori, se esiste te lo mando. Sì, no, io ce l'ho pubblicata, te la mandi a te, vedi se te la trovi tu o se c'è qualcosa. Qua. Sì, ma me la mando Fernando. Io vedo amico se c'è da aggiungere cose. Io poi ti mando il video della strage di Isola Liri del 12 maggio, che noi ogni anno andiamo a fare la commemorazione. Sì, poi ti mando il video che facciamo là. Che è un'altra cosa che era stata messa dentro il dimenticatore, ma si è mettata fuori. No, l'amministrazione di Isola Liri proprio. Ma mo sono stati costretti a venire a gamba. E noi siamo contenti di questo. Questo grazie anche a Don Alfredo Di Stefano, anche alla nostra associazione Alta Terra di Lavoro, che si è preoccupata. Tu sei di Isola? No, io sono di Cassino, sono da Sesta, abito a Cassino, sempre terra di lavoro, è in Auto San Germano. E qualche pezzo che hai cantato, perché poi qua la tragedia dell'immigrazione è stata forte, un pezzo che ti viene da cantare sull'immigrazione, come... Fammi vedere, c'è per esempio La canaglia degli anni 50, questo è un reggae. A dove è finita la canaglia? Degli anni 50, Pacit Pizzicotto sono i soprannomi, poi c'è Capatuanna, faccia da dopo guerra, capiglie triata ancora a rete, qui è una valia di camba che vuoi non c'è segreto,
poi la fatia, va avanti alla fatia, 12 anni, la scuola mai finita, e il mestiere candidà, la pane garantita, ne piegli giorno però, d'arriva, gli visto, gli passa a porta, saluta mamma e quattro, a poter piar che buonanotte. Ecco, era una canzone sui giovani, su tutta una... La generazione degli anni 50 è sparita completamente. Ma infatti, infatti prima di me sono andati tutti fuori. Tutti. Ma infatti l'ultima... molte nostre tradizioni sono andate con gli emigranti. Sì, perché sì. Poi qua con la voglia di riscatto, perché poi nasce il, poi qua l'ombroso ha fatto dei danni enormi dopo la seconda guerra, certo, quindi certo. La gente, i cafuni, diciamo, per cercare di sentirsi importanti e per non essere emarginati, dovevano imparare a parlare italiano e, tutti, sì. E quindi si sono persi tantissime cose, ecco perché certo. La tua operazione è molto molto importante. E in molte tradizioni, come diceva pure l'antropologo Augusto Ferraiolo, tantissime tradizioni a terra di lavoro, lui l'ha ritrovate andando a Boston, andando in America, sì, a New York, che qui erano sparite. Quindi la tua opera, come quella di Raimondo, che riuscite ancora a scrivere, come quella di Benedetto, che riuscite ancora a scrivere testi in lingua laborina, è fondamentale, perché non fa morire questa realtà, e per fortuna la siamo acchiappata per i capigli, perché sennò era morta. Siamo gli ultimi, infatti. Però queste testimonianze visive, scritte, sono importanti per lasciare ai posteri, non certo. perché tanto ormai, certo. Anche se devo dire che in molte famiglie si sta ricominciando a parlare la lingua volgare del territorio, lentamente, però si comincia, perché mo sa che è, Fulvio, che molte di questa gente che sa l'italiano bene è pentita di non aver imparato a parlare il dialetto, certo. È pentita, anche perché poi alla fine mo si parla in italiano dei cinepanettoni, l'italiano alla milanese, cioè quella che là, oppure quella romana, ma in italiano non parla nessuno. Tra l'altro, sì, se tu guardi, io non vedo mai i film recenti italiani, perché prevale il romanesco. No, ma a parte pesce, di una romano, ma poi di una noia mortale. A parte i contenuti. Ma dimmi una cosa, ma San Donato è terra di ballarella. Sì, è certo. E tutte le famose, come si... E tu le ritrovate oppure... Sì, ma sono sempre le torchiacane... C'hai un pezzo di ballarella a volo che mi vuoi... Per esempio... E te venivano cantate in San Donatese. Sempre in San Donatese. Per esempio c'è stai... Matatura, matatura che io da mattina io vedrete da buon signore, voi facete la vostra faccenda che io sono onesto pagliatore. Arraziamo nel campano, visto il tempo di fatia, calirà una santa pietra, fatto o non satira mezzo. Il grano quando arriva a San Pietro, fatto o non fatto, maturo o non maturo, satira mezzo. E va avanti così. E questa è una ballarella, veniva fatta con il tamburo. E questa è importante, ma pure c'è proprio un ballo. C'è proprio un ballo di San Donato, di ballarella particolare di San Donato? No, un ballo... È proprio una ballarella generica del territorio. Sì. E questo lo sa bene Fernando perché sì. Lui ha... L'ha recuperato, è stato bravo in questo. Sì, ho trovato un video degli anni 20. Faceva vedere pure come si faceva la ballarella. Infatti, mo per quando rifaremo questo spettacolo qua ci voglio mettere dei balli, come avete fatto voi, che ho visto lo cavù, no? Era bello lo spettacolo vivacizzato da quegli interventi. Solo che lo vogliono poi ci sapevano ballare. Io no, se la vuoto la potremmo prestare. Io sono pozzerice. Perlomeno potrebbe venire uno a fare una lezione. Una lezione in ballarella, è nato discorso. Se ti serve un paio di ballatrici per uno spettacolo, sono pozzerice. Io quando avrò faccio perché poi alla gente piace vedere la faccia a noi. No, ma lo spettacolo abbiamo sfruttato apposta così, sì. Musica, recitazione e ballo, anche perché i testi sono duri, sì. E gli ha da alternare una poco di leggerezza, ecco perché è durato 3 ore, la gente si è assaltata. Quello bisogna fare, perché lo spettacolo, perché non 2 ore pesante diventa pesante. Una cosa è una conferenza e una cosa è uno spettacolo. No, guarda, il tuo giudizio positivo per noi è un motivo di vanto e ti ringrazio per questo. Mi ha fatto proprio piacere averti visto, mi fa piacere che ti è piaciuta, che è la cosa più importante. Te l'ho detto, ho apprezzato molto il fatto che i balli fossero 3-4 balli diversi, quindi è stata una rassegna. Noi cerchiamo di fare tutto il territorio alta tra di lavoro, no? Dal Matese, Sessa, Sora, Veroli, perché la Santa Francesca la consideriamo più nostra, perché sì. Se tu ci fai caso la tradizione musicale, se ferma tra Santa Francesca dopo non ci sta più niente. Sì, io ho conosciuto come si chiamava Dino. Hanno fatto un buon recupero. È nata a ballarella che ti va in mente?
La traballarella è nella. Che da che sono te. Se non sapeva come faceva un bed, da giovanetto mi faceva frate, da giovanetto mi faceva frate, a trippa chiene senza fa portate. La donna, sotto fia frati monaca, mi faccio, mi voglio arrendere gli occhi miei, no, convento, mi voglio arrendere gli occhi miei, ma mi voglio tagliare sto bello treccio. Poi dipende dalla velocità, perché insomma è ovvio, sì. La ballarella è molto lenta. La ballarella, i balli popolari, questi qua stranamente sono i ballatori e ballatrici che danno al tempo ai musicanti, ecco, e non, sì, e non il contrario. Certo, sì. È un ballo sembra a me molto difficile, perché soffrire della tarantella fatta in un certo modo. No, io ecco, anche questo lo ci ho meditato solo mentre vedevo il tuo spettacolo, perché guardavo i piedi. E diceva che sta nella classica cosa, e che le folcloristiche, perché caro chi c'ha l'occhio, chi c'ha, perché prima del 1860 la tarantella e ballarella erano ad altissimo livello della musica colta, soltanto che il popolo aveva i suoi codici e le sue regole, dove il popolo decideva chi ballava, chi cantava e chi suonava. Questo non lo poteva accettare la borghesia e il capitale dopo il 1860, e quindi perché avere il popolo autonomo, indipendente, che viveva il suo mondo con le sue regole e che era abituato a contaminarsi con l'aristocratico e viceversa, lo tenevi fuori controllo. Sì, non sì. Riuscirono, lo fecero Pulcinella, non lo fecero, ma non ci riuscirono con la violenza, si inventarono il folklore. E quindi la tarantella, come dici tu, sì, nasce un po' che le sorrentine, detto che la fanno tutto quanto. Sì, e sì, tu sì. Quindi il gruppo folk che scimmiottano canzonissima. Però la vostra opera degli anni 70-80 è stata fondamentale per riportare sul trono la musica popolare, per riportare sul trono la civiltà della musica popolare, del popolo, e non delle cose folcloristiche, e tu ci hai azzeccato in piedi. Io penso sempre che i nostri gruppi folcloristici sul palco passeggiano, non ballano, fanno folklore, fanno 2-3 passetti in là, e allora uno si inginocchia, uno si gira, ma bravi, e scimmiotto il manzoniste. Ma quando tu fai musica popolare, tu da sapere suonare, tu da sapere ballare, da sapere cantare, ed è soprattutto il popolo che decidi. Certo. Se tu senti le tarantelle prima del 1870 andavano a San Carlo a essere suonate, sì, dopo sì. Il 1860, ma poi hanno fatto tutto quanto. Io devo andare a... folklore. E quindi la tua opera, come la opera nostra, quella di Benedetto e di altri, è, lasciando parte Napoli, che è la capitale della musica e della cultura, è fondamentale aver ridato nobiltà aristocratica alla civiltà popolare, alla cultura popolare. E tu l'hai afferrata a volo, hai visto? Sì, ma sì, siamo in sintonia su queste cose, perché insomma viene da sé. Sì, è così, l'hai capito guardando lo specchio. Questo mi fa proprio piacere, che a questo punto è stato, era quello che volavamo. Io guardavo i piedi per vedere se sì, non erano movimenti, erano cose che hanno una storia, che hanno un vissuto, un passato, insomma, e infatti è antropologico, non anche si inventano, bravissimo, non bravo. Si inventa un coreografo, insomma, no. Televisivo. Ma chi lo spettacolo, non ci sta nessuna regia, io faccio solo il percorso storico, sì, Raimondo scrive i testi e poi ognuno regia di se stesso, devono solo rispettare la scaletta. Come fai tu? Io sono assenti a te, caro Fulvio, la tua volta, la Natà. Cioè, si è fatta 2:05 lo spettacolo. E la gente è attaccata alla seggia. Sì. Tu e Alessandra tenevi attaccata alla seggia a 2:05. Sì. Da sole vuol dire che avevi molto da dire e la gente l'ha ascoltato. È quella, insomma, bisogna creare quella. Infatti, quando sente. Ma spettacolo, allora se lo spettacolo dura 2 ore e ti sei annoiato, vuol dire che o tu non sei adatto allo spettacolo, o chi ha fatto spettacolo non serviva a niente, perché certo. Lo teatro comunque dura minimo 2 ore. Chi fa teatro deve studiare soprattutto quello, dice qui bisogna, punto morto, bisogna mettere qualcosa. Che poi fanno tutte cose breve, corte, ma vanno tutte in eiaculazione precoce. Sì. Però fare 2 ore non è semplice. No. E tu hai fatto 2:05. A fare quanta storia, non è una pazziella. Tu una chitarra e un organetto. E che se vuol dire che hai molto ancora da dire? È il mestiere, è diventato il mestiere del quello che avevo una volta i cantastorie. È musica popolare, cultura popolare. E che è cultura popolare? Sapevano come trattenere. Anche perché poi, tra l'altro, l'hai fatto nella tua San Donato che ti conoscono, e quindi non si stanca da te sentire per 2 ore. Certo. O mi sbaglio? Ah, ma infatti, quelle canzoni, quelle cose, in un altro posto non le avrei fatte, avrei fatto altre cose più. Ma secondo me anche in un altro posto quelle cose pigliano. Sì, però ecco, per esempio la canzone, tu hai sentito quella, Semmermacht Puog. Beh?
con l'elenco di nomi, quello dice molto ai sandonatesi, perché erano persone che tutti ricordano, tutti conoscono. In un altro posto dicono questo. Vabbè, quella è più legata alla, sì, alla, però una ballanella tipo quella che del due fatte sentimo, e quello sono comune storia a tanti posti. Invece non ho fatto una canzone su Francesco Francesconi, tu ce l'hai presente Francesco? Sì, un grande di storia che è assolutamente, come si dice, dimenticato, ne ha parlato Ferri, Michele Ferri, no? Ce ha lasciato le memorie, ma la trovai, tu non ce l'hai, no? La andiamo a trovare perché mi hai accennato che la sera mi trovato. È stato stampato a Casamari il... Le memorie Francesco Francesco. E ci ho fatto una canzone che non ho fatto, a volte faccio sentire un paio, questa è inedita assolutamente. E allora, amma, tutta qua non vado a sentire. Francesco Francesco, e vado il bravo vaglione. Buono cristiano, onesto, faticatore, mamma e padre da piccolo gli erano abbandonati e isso dalla balia fu allevato. Francesco Francescone, quando ebbe 18 anni, volle vedere da solo come è fatta di munna e perciò s'arruò. La saga se fatia e se mettesse fece soldato nella reggia fanteria. Marcia Francescone, così buono cristiano, fedele alla bandiera e agli sovrani. Marcia Francesco, e il mestiere di per la terra dosi nata, per la chiesa e per gli re. E qui il coro deve ripetere, questa è una canzone epica. Per la terra dosi nata, per la chiesa e per gli re. La guerra fu perduta, qua c'è un intervento di organetto. La guerra fu perduta, gli re partì esiliato, cadeva fame, povero soldato. Senza più paia, coppola, fucile e vesto niente, trova alla casa con manna paziente. Ma gli urna della festa, uno che fa la spia, ne insulta, ne anza tutto, proprio a mezzo alla via, ci sputa pure un bacio, ci dice malfattore, frangì solo il coltello, mo vola l'onore, no, 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 Francesco, si fatta sta bravata, e dalla la curtellana, insomma. Perciò tutta la vita ti è segnata, essere pregante e voglio vestire di te, con la terra dosinata, con la chiesa e per gli re. E poi continua... Ha fatto un brivido in gol. Ah. E no, sai perché? Perché il passato non può tornare assolutamente. Io la mia associazione, amici, tutti quanti facciamo questo come lo fai tu, anche per togliere questo il mantello lombrosiano che hanno messo sui nostri giovani, che vanno in giro pensando di essere figlio di un Dio minore e invece sono figli di un, non dico superiore ma almeno uguale agli altri, minimo, Dio. Minimo. Ma noi sappiamo che siamo figli di un Dio maggiore, perché noi siamo civilizzati in un mondo, i nostri migranti sono serviti almeno a civilizzare il mondo. E quindi questi ragazzi devono sapere che stanno in coppia spalle in un gigante. Quindi la tua opera, come tanti altri come noi, è fondamentale. Anche per far capire che noi non siamo dei perdenti, siamo degli sconfitti. Abbiamo perso. Sì, certo. Ma abbiamo la dignità, l'odore degli sconfitti e fide, e per diventare un mito, come lo siamo diventati. Sì. Quindi questo è un bellissimo pezzo, è veramente sì. Bello perché Francesco, fa Francesco per me è importante, perché si parla tanto del brigante perché era violento, un brigante perché per la fame, un brigante perché era milione. Francesco era un brigante perché amava il suo re, la chiesa, la patria e basta, ma poi non è, ancora questa storia e ha combattuto i briganti, erano era una guerra, e tu mi insegni che la peggiore guerra è tra Caino e Abele, la violenza arriva poi qua, ma poi scusami, volesse sapere a sta gente, ma non siamo mai stati un popolo guerra fondaia, si è mai visto che noi siamo imbarcati via in patria, quindi siamo sempre stati gente pacifica, si è sempre diventato all'improvviso violenti, ma perché ci siamo mai stati la mattina e ci siamo impazzuti. Ma infatti io un'altra considerazione che faccio spesso, no? Io sono un disistimatore dei Savoia, proprio dei I Savoiardi. Se ci fossero stati i Borboni, avremmo fatto la terza guerra d'indipendenza? No. Avremmo fatto la prima guerra mondiale contro no. No. Avremmo fatto la seconda figura dei Borboni? Niente, ci saremmo risparmiati milioni di morti. Anche se poi, Fulvio, sai il problema qual è? Che quello fu un disegno geopolitico da parte dell'inglese, dell'imperialismo sì, inglese. Quindi io ti dico subito che secondo il mio modesto parere, se fosse fallito lo sbarco di Garibaldi, la prima guerra mondiale sarebbe scoppiata al Golfo di Napoli.
perché poi dopo di noi saltò il Papa, poi saltò la Russia e poi saltò l'Austria. Sì, certo. È una storia che stava prendendo una piega diversa. Quindi sicuramente Ferdinando poteva fare unire lui l'Italia, non ci aveva mai pensato. No, era assolutamente viva la faccia. Quindi noi all'improvviso abbiamo trovato i briganti, no, è gente che combatteva per difendere la terra, la casa, il re, la chiesa. Francesco combatte nel meridione, in Sicilia e da noi, poi se ne va nello Stato Pontificio e diventa soldato pontificio squadrigliere. Viene catturata perché alla fine della guerra, alla fine conquistata Roma, il Piemonte ricorda che qui gli aveva dato una curtellata, non era morto, non aveva ucciso. 10 anni di carcere. Ritorna dopo 10 anni, ha imparato a leggere e scrivere, scrive le sue memorie e fa fino alla vecchiaia, fino alla prima guerra mondiale, il guardiano a Casamari. È sempre vicino alla chiesa, sempre. Era l'uomo che, insomma. Grande nobiltà, l'aristocrazia, grandi personaggi. Dobbiamo trovare queste memorie. Memorie Francesco Francesco. Lui scrisse il priore di Casamare, gli disse: tu scrivi tutte quelle cose che perché lui raccontava. E glielo fece scrivere sotto forma di lettera. Queste lettere, queste memorie sono state stampate, ma saremmo fatte 300 copie, insomma, no? 30 anni fa. E una copia ci sarà a Casamare, insomma. Sicuramente, là però sa dovrebbe, perché là sono geloso. Bisogna vedere perché sono importanti questi. Sono molto dire a Michele Ferre, tu l'hai visto? Già chiedo a Michele, mo lo chiamo e ce lo chiedo. Ma dimmi una cosa. Perché lui l'ha messa nella sua certe pagine. Michele ha fatto un grandissimo lavoro, è stato forse nel territorio, è stato lo scrittore laborino che è stato il primo a fare un lavoro veramente importante sulla storia del brigantaggio. Poi lui ha delle posizioni molto moderate, neutre, non molto vicine alle nostre, però. Lui è risorgimentale. Però lui c'ha un'onestà intellettuale enorme, quindi non è da poco, è sempre uno spettacolo ascoltarlo e andare a vedere quello che lui. Ha molta gente, poi lui non è, io credo, quando lo sento, è risorgimentale, ma non è più comune. No, è equilibrato, assolutamente. Persone, ce ne fossero 10.000 come lui, guarda. Fulvio, noi andiamo verso la conclusione, però Madda dice il tuo futuro qual è? Cioè che c'hai in mente? Io sicuramente mo ti mando la storia della strage di Solidi, secondo me farai qualcosa. Perché la tragedia. Ho scritto tutte le canzoni, la maggior parte che hai ascoltato sono nuove. Sì. Dopo un po' di pausa rifaccio qualcosa. Ma tu ti sapevi la storia, perché ti ha già mandato parlare una cosa importante, ma dimmi una cosa, il tuo futuro qual è? Che pozza campa 100 anni, ma tu farai questo fino all'ultimo giorno della. Sì, faccio questo, insomma. Ecco, è la corrente qua. Certo che se noi avessimo un circuito, ma quello forse dobbiamo impegnarci a fare, un circuito di incontri, di feste con la musica. Io sono gratis, quello pure. Ma non se ma fa, Fulvio. Lo so, però se ma fa. Latina l'abbiamo fatta, ma non riuscita, Noi siamo portati. Ma beh, sono gli amici di Latina che stanno a capire le cose importanti. Noi siamo portati a zambugnare la notte da amore per 2 anni, certo. È stata una cosa importante. Quindi bisogna insistere su questo. E noi su quello stiamo cercando di fare, ci sono cose importanti che poi ti faremo sapere, anche perché tu come Raimondo rappresenti un po' anche due patriarca di questo discorso, che faremo cose, stiamo facendo tanto, già il recupero della lingua, questi spettacoli, e quindi la tua funzione è una funzione molto importante. A Scurgola Marsicana siamo stati domenica a Scurgola Marsicana a commemorare i morti della strage del 1861, dove lo Cecchio Belmontese ammazzò una novantina di persone, il numero ben imprecisato, e lì pure, come i soliti, era messo nella naftalina. Noi andammo anni fa e grazie a Don Nunzio abbiamo ricominciato a fare questa commemorazione, che è diventata istituzionale. Voi ci dovete ritornare. Siamo tornati domenica 22, abbiamo fatto la messa, ogni anno andiamo e facciamo la deposizione dei fiori. E se sapevo ti avvisavo, perché là è molto molto importante quella commemorazione. Il fatto è che Borges rappresenta l'identità cattolica, l'identità dei monaci guerrieri, gli ultimi monaci guerrieri che difendevano la corona intesa come corona cattolica, e questo è molto importante. Sì. Quindi Fulvio, che ti posso dire? Ci vuoi lasciare con un pezzo a tua fantasia? Un pezzo, non lo so. Lasciaci quello che ti viene in mente. Ma devo guardare il... Non c'è problema. È una cosa in the wind.
Beh, l'altra volta tu hai ascoltato, non so, penso che ti sia piaciuta gli Espansori di Sant'Antonio. Mi è piaciuta tutta la donna Rubio. Quella è una cosa, è una filastrocca che si insegna ai bambini, so, e ancora oggi le vecchie, le persone più anziane. E i bambini l'ascoltano? Mo mi sembra che chiudo creatura, vabbè. Mo la so, una volta l'imparavano a memoria, perché quando perdevi un oggetto, serviva soprattutto per gli oggetti, ma per ritrovare quello che si era perso. Tipo Monacelli, sa da recuperare. Sant'Antonio mio benigno de priata non zodigno, come nostro protettore, prega Cristo Salvatore, per la vita castigata, molta grazia Dio te data, Sant'Antonio. Sant'Antonio che leggeva gli libri ci appareva, Gesù Cristo ai tre divini che devota gli bambini e gli uffici ci taceva e la mano ci fioreva, Sant'Antonio. Per gli uoi che tenevo sempre a terra vorremo, Sant'Antonio. Con virtù di sto spensori fanno me sempre la grazia, Sant'Antonio. Sant'Antonio bianco giglio qui confonde un poco con Sant'Antonio di Padova, perché appunto il popolo confonde Bianco Giglio, liberaci dal periglio degli infermi e carcerati, per non essere tribolati, marinai e viaggianti, sono devoti tutti quanti a Sant'Antonio. E per mare, per cammino, tu ci scampa d'assassino, dalla porta dei briganti, tu ci salvi a tutti quanti, ci hai lasciato gli espansori che ha paura di demoni, Sant'Antonio. Per gli uoi che teniamo sempre a tempo, vorremmo Sant'Antonio. Con fortuna di sponsorio, fanno a me sempre la grazia, Sant'Antonio. C'è sta scritto in tabernacolo, Sant'Antonio, fai miracoli, il miracolo ci mostrasti che tuo padre liberasti, che era morto e sotterrato, dalla tua parola fu resuscitato. Sant'Antonio glorioso, come al cielo fa riposo, Sant'Antonio. Con Maria e tutti sanno, manna grazie a tutti quanti, Sant'Antonio. E viva Sant'Antonio! Fulvio, grazie. Grazie di questa bellissima ora. Era quello che volevo, fare una chiacchierata senza capire. Abbraccio. Ci sarebbe tantissime cose da chiederti, ma poi lo faremo in altre altre situazioni. Ti ringrazio perché sei un cantastorie che per fortuna ci sta regalando tantissima emozione e conserva l'identità nella tradizione. Grazie di tutto e quando vuoi noi siamo a disposizione. Grazie. Io ti ringrazio, sentiamo prossimamente, insomma. Faremo quando, cose insieme. Quando faccio questo facciamo questo spettacolo su Sant'Antonio, te lo faccio sapere. Ah, un'ultima cosa, voi qua non dite Sant'Antuono. Sì. Perché numero, per esempio, Sant'Antuono, per differenziare la Sant'Antonio da Padova, se dici Sant'Antuono. Noi invece, veramente, noi in paese ormai abbiamo dimenticato, in campagna Sant'Antuono è ancora Sant'Antuono, e qui si oscilla, insomma. Grazie Fulvio, grazie di cuore.